Questo programma è offerto da... Fai una scelta 100% elettrica. Vieni da Mida Sport & Style ad Arzano, Avellino, Pompei e Pozzuoli. www.midasport.it. Uniform, il partner per un futuro di successo. Ruggero Home, dettagli che rendono unici. Mondo Relax, garanzia di benessere e qualità. Buonasera, vi presento subito Carmen La Bruna, che è delegata a presentare gli ospiti come sempre ed è, credo, che per gli ospiti sia assolutamente un privilegio. Prego Carmen. Cioè così subito iniziamo all'improvviso? Sì, sì, così iniziamo. Vogliamo dire almeno ai nostri amici che questa è l'ultima puntata per quest'anno e ci vediamo all'anno nuovo. E lo diciamo alla fine. Però comunque dobbiamo annunciare questa cosa che devono essere, dovete ormai rimanere chiaro, ormai incollati. Ormai è chiaro che lei che conduce, mi bacchetta pure, va bene. Quindi è normale, che normale. Dire, tu vai che sempre, vogliamo dire? Vai, dobbiamo comunque informare a tutti i nostri, al tutto nostro, al, no, vedi, mi fai proprio emozionare al nostro pubblico che questa sarà l'ultima, diciamo, giornata di, vedi, mi stai facendo emozionare, mi guardi così, è perché tu mi prendi proprio alla sprovvista, vedi? Allora, questa è l'ultima serata con noi, ci vediamo all'anno nuovo e adesso voglio presentare i nostri ospiti. Voglio? Sì, devo presentare i nostri ospiti. In studio l'opinionista Maurizio Maffei. Ma non è un opinionista. Allora, vabbè, no. Ecco, allora, che cos'è? Diciamo. Io ti correggo io. Allora, adesso siamo in clima di finale di Coppa del Mondo, no? Sì. E qua abbiamo vissuto le notti magiche. Notti? Come Gianna Nannini, no? Come lo ricordo. Sfillaci, tutta, sì, quella, sì. Tutta quella filosofia, tutta quella retorica che c'era all'epoca. Ebbene, lui invece, senza retorica, è il re delle notti salernitane, ma soprattutto il re delle notti campane. Sì. Ed è un appassionato di calcio, ha un difetto di origine controllata, che è tifoso del Milan. Vabbè. Ah, questo sì, piccolo difetto però, c'è allora. Ma però difetto, poi vai avanti. Un diavoletto. Infatti, un po' un diavoletto. Andiamo avanti, con noi ex calciatore US Avellino, Salvatore Sullo. US Avellino. Buonasera. US Avellino. US Avellino, perfetto. Salvatore Sullo? Sì. Ma non è solo l'ex calciatore dell'US Avellino. Ma che cos'è? Salvatore Sullo è nel cuore degli avellinesi innanzitutto perché era una persona squisita ed è uno di quei giocatori simbolo che restano nella storia. Poi è stato sulla panchina di Ventura, allenatore della Nazionale, come secondo di Ventura, dove credo che abbia sicuramente, Salvatore, acquisito ulteriore esperienza, perché non era una cosa proprio banale. Insomma. No, 13 persone in Italia sono riuscite a... ci sono stati 13 CT, quindi 13 vice allenatori. Quindi essere arrivate siete un qualcosa di bello, e tra le altre cose il mio predecessore era un irpino pure lui, perché... Io vado dopo Angelo Alessio che stava con Antonio. Il quale dove sta? Non era il Pino ex giocatore della Avellino. No, era il Pino di Solofra. Sì, lui veniva dal Solofra. Infatti era Campano, forse di Capace. Mio padre era il presidente del Solofra. Sì, ma non solo. Fra l'altro che io all'epoca curavo il settore giovanile dell'Avellino. Ma lui è di Capace, però di Pesto d'origine. Sì, però viveva da Avellino. Sì, però il Pino di Aduzio. È sposato anche da Avellino, fra l'altro, va bene. Poi abbiamo soprattutto anche dei collegamenti importanti. Vai. Con noi c'è la giornalista Enrica Sito. Erika Sito. Enrica la vuoi chiamare? Oggi proprio mi stai emozionando tu, mannaggia. Erika, scusami. Ciao Carmen. È un bel nome anche Enrica. No, io ho scherzato veramente, l'ho fatto apposta per farlo nervosire. Sì, dato che lui invita sempre le donne, fa questa differenza. Ho detto, questa volta devo sbagliare il nome, così lo frego. Le donne, io sono un ex con le donne, vai avanti. Vedi? Perché poi fai sempre i complimenti. Scusa, mi sembra sì. Legittimo. Poi c'è il dirigente sportivo Bruno Iovino. Buonasera. Allora, Bruno Iovino, buonasera. Ciao Bruno, se dici dirigente sportivo è riduttivo, perché Bruno Iovino lavora con la Federazione Italiana Gioco Calcio, oggi ha partecipato a quella riunione che si è tenuta per il rinnovo dei campionati, per tutto quella che sarà la prossima procedura, le prossime regole, e quindi stasera potremo parlarne con dovizia di particolari e soprattutto di informazioni. E poi ancora?
Poi ancora c'è l'opinionista Marcello Giannatiempo. Ho detto bene? Buonasera. Che presidente. Deve sempre puntualizzare. Che no, perché sta nelle caratteristiche che dovresti sottolineare. Cioè, la prossima volta me le scrivi così tu, le sottolineo. Ma tu puoi fare, tu sei perdonata sempre perché sempre. Basta la presenza. Ma poi il problema è che non me lo scrivi. Però Marcello Giannatiempo è presidente dell'EduSport, è soprattutto un professore di scienze motorie. È un appassionato di calcio minorile che ha molto spesso trattato con delle scuole calcio ed è, una, credo sicuramente, perché ne abbiamo parlato mille volte, un tifoso della Salernitana, che è argomento anche di questa trasmissione. Hai finito? No, vedi tu, c'è un altro, non lo vedo. No, abbiamo finito. No, abbiamo finito. Può iniziare il dibattito. Però Maurizio, io mi diverto. Sì, ormai sono gli ultimi colpi questi. No, però, scusa, a parte questo volevo dire che la televisione ti ha dato qualcosa che ti ha migliorato. Sembri cioè, più giovane di 20 anni. Faccio televisione. Sembri più Salvatore giovane di 20 anni. Sono 50 anni. Salvatore, rispetto a quando facevo il 90esimo minuto, Rai U3, cioè è migliorato secondo sì. me sotto l'aspetto estetico. Ma anche dal vivo? Dal vivo no, dal vivo poi è un po' più... Un po' più... Sì, perché vedi, cammina anche un po' tutto piegato. Ma io glielo dico di mettersi dritto, va niente, non mi ascolta. No, gli devi dare una bella botta. Questa è l'ultima volta che tu No, dietro ai vabbè, comunque basta con gli scherzi perché è giusto scherzare con gli amici. Parliamo di cose serie. Allora, inizio soprattutto con gli ospiti che sono in collegamento perché voglio comunque poi interessarvi a tutto questo. Inizio con Bruno Iovino perché è quello che ci può dare l'attualità. L'attualità è la riunione che si è tenuta oggi. Bruno, che cosa avete deciso? So di una richiesta delle società di poter ricorrere perlomeno due volte a partita al VAR su loro richiesta. So di una ipotetica formula nuova dei campionati di Serie C con 6 gironi e 10 squadre per girone, salvaguardando i derby e salvaguardando la regionalità. Insomma, ci sono delle novità. Se tu mi puoi dare qualche ragguaglio, te ne sarei grato. Buonasera a tutti. Tanto una precisazione vorrei fare, Gianni. Io non sono dipendente della FIGC perché sennò qualcuno può... fare delle cattiverie. Mi occupo molto dei rapporti istituzionali, seguo molto il diritto sportivo, sono consulente di alcune società sportive, ma non sono affatto un dipendente della FIGC. Detto questo, oggi a Roma la Serie C ha avuto un'assemblea molto molto importante, molto delicata, sulla proposta del presidente Ghirelli, del consiglio direttivo logicamente, di formalizzare un nuovo format del campionato di Lega Pro. Attualmente siamo su 3 gironi da 20 squadre, la loro idea, il loro progetto era quella di fare 6 gironi da 10 squadre. Per poi fare le prime 5 una seconda fase per i playoff ed altre. Ti chiedo scusa Bruno, ovviamente voi potete intervenire in qualsiasi momento perché potete interagire come loro possono farlo con noi. Prego. Però purtroppo la situazione poi non è stata approvata, il format rimane identico e preciso per quanto com'è attualmente, salvo poi i sviluppi del Consiglio federale. Difatti erano 59 votanti, 34 club a favore per la riforma, ma ne servivano 40 perché la normativa statutaria prevede i due terzi. Quindi diciamo che per 6 voti la proposta fatta dal presidente Ghirelli, dal consiglio direttivo di Lega Pro, non ha passato, non è andato oltre, quindi rimane interamente per diciamo, la cosa più importante della riunione che si è fatta a porte chiuse, per la verità erano soltanto all'interno gli amministratori. Bruno, e Ghirelli resta in sella? Si pensava di qualche problema? Non credo, anche perché ha fatto delle dichiarazioni molto democratiche e giustamente ha preso atto della situazione, quindi si va avanti. Purtroppo quando c'è un voto a scrutinio segreto e ci sono delle valutazioni che le società ritengono a loro favore, che non è
condivisibile. Credo che la dichiarazione del presidente Ghirelli, fatta subito dopo nel pomeriggio e quant'altro, sia molto, molto accettata, molto democratica, e quindi ha preso atto che anche per un numero, ripeto, per 6 voti, questa ventilata riforma non viene attuata. Quindi mi pare che molto ha accettato certo, parliamoci chiaramente. Sarebbe stato molto più contento, sarebbero stati molto più contenti i consiglieri, la Lega Pro, il consiglio direttivo, sì, la proposta fosse stata, diciamo, accettata. Non c'è, però voglio dire, non è che una grossa, diciamo, valutazione per poter poi fare del... Bruno, ci fermiamo qua per il momento, poi continuiamo, perché ovviamente parliamo poi delle squadre campane, soprattutto di Napoli, Salernitana, Benevento e Avellino, e quindi ci sentiamo fra 2 secondi. Adesso chiamo in causa anche Marcello Giannatiempo, mi riservo Erika, che è l'elemento femminile, dunque l'elemento che dà lustro a tutti e a tutti quanti noi. Le donne sono migliori di noi. Troppo buono. Allora, no, voglio chiedere a Marcello se tutto quello di cui abbiamo parlato con Bruno Iovino ha qualche ricaduta sul calcio minorile. Ma guarda, in effetti... Però calcio minorile, se ho sbagliato, calcio minore, perché calcio minorile giovanile, sembra carcere minorile, che è un'altra cosa. Minorile mi sa tanto di insomma, un altro aspetto, non certo piacevole. E per quanto riguarda il discorso del ricaduta sul calcio giovanile, io credo che il problema fondamentale, o almeno intuisco che una riforma del genere era dovuto specialmente per ottimizzare i costi, perché sappiamo quanto, per quanto riguarda le società di Lega C, sia difficile sostenere costi anche altissimi, e un numero così elevato di adesioni e di votanti a favore la dice lunga, credo, immagino, insomma non ho approfondito la cosa. Per quanto riguarda il calcio giovanile, la mia opinione è quella che più le società si rafforzano e lavorano sul territorio, e più è un bene per tutti i giovani. I gironi va bene, la proposta dei giovani. La proposta dei 6 gironi a te va bene? Ma io credo che debba andare bene specialmente alle società per affrontare al meglio, secondo me, tutte le problematiche di sostenere un campionato così oneroso. Gli incassi sono quelli che sono. Per fortuna credo che anche da parte delle televisioni negli ultimi anni siano arrivati dei contributi, ma immagino che insomma non tutte le società navighino nell'oro, e quindi una riforma di questo tipo magari può dare come dire, maggiore linfa, maggiore sostenibilità ai dirigenti, almeno immagino. Magari il dottor Iovino mi può dire la sua su questo. Per quanto riguarda i giovani, io ho un'opinione: per farli rimanere, parlando della Campania, al sud, io mi auguro sempre che tutte le società possano salire il più in alto possibile e rafforzare, appunto, magari ottimizzando i costi, rafforzare i settori giovanili. Ti ringrazio, dopo riprendiamo il discorso ovviamente, però adesso parliamo di quello che più ci interessa, cioè del campionato di calcio sospeso. Sembra che stiamo vivendo in questo momento i campionati mondiali, e quindi visto così, ma tra una ventina di giorni si riprende, le squadre si stanno preparando. Mi dicono in Napoli la Juve si prende la scena, mi sembra un po', però un titolo un po' azzardato. Allora Erika, il Napoli nel cuore, il Napoli è tornato dalla Turchia, mamma li turchi, com'è tornato? Vincente, possiamo dire, stiamo parlando di una grande squadra. Io quest'anno sono rimasta veramente stupita dal fatto che questo Napoli sia più forte che mai, nonostante, parliamoci chiaro, la squadra è stata completamente rinnovata, per cui abbiamo tanti giovani, magari i giovani all'inizio non sono così forti, non sono così coesi, e Spalletti è stato in grado di rendere così compatta la squadra e ha scelto dei
giocatori così umili, perché ognuno di loro, lo stesso Simeone, quando entra in campo... Hai toccato un punto che invece mi interessa molto sottolineare, cioè tu hai fatto spesso l'inviata nei ritiri del Napoli. Sì. E quindi sai che Napoli aveva una base molto solida, che erano i Koulibaly, che erano i Mertens, che erano i Insigne. Poi improvvisamente scompare tutta questa generazione di fenomeni e arrivano quasi degli illustri sconosciuti. Come è stata vissuta questa cosa a Napoli? Beh, all'inizio non è stata vissuta benissimo, perché parliamoci chiaro, il adesso napoletano sì. Adesso è sì. Il napoletano è molto legato ai suoi campioni, che li reputa quasi un eroi, no? Quindi lo stesso Insigne, che era amatissimo dai napoletani, diciamo è stato un colpo al cuore per i tifosi, però alla fine nel Napoli si era creata una rottura ormai. Si è arrivati a un punto di non ritorno, per cui o si cambiava tutto o comunque non si andava avanti. Per cui c'è stata, secondo me, questa genialata che non potevamo fare quello che stiamo facendo. Allora, adesso chiamiamo in causa anche gli ospiti che teniamo qui nel nostro studio. Salvatore, è stata una rottura. Però De Laurentiis è uno che improvvisamente rinsavisce, perché sembrava un De Laurentiis che era portato a fare sfracelli, che era portato, addirittura si diceva nel precampionato che potesse abbandonare per andarsene a Bari, se ne è parlato insomma, perché si è letto e si è ridetto, eppure alla fine rinforza la squadra, dà ampio mandato a Giuntoli, che fa un lavoro eccellente, perché oggettivamente i 3 o 4 che sono arrivati sono calciatori extra, di cui non si sapeva nemmeno probabilmente l'origine, e adesso comunque voglio dire è un De Laurentiis che, fra l'altro, ci dicono che sta cercando addirittura nuovi soci, mantenendo lui la maggioranza, per farli entrare in società. Quindi vuol dire che probabilmente pensa ad un Napoli ancora più grande. Allora, per quanto riguarda l'ultima cosa che hai detto, io non saprei, perché poi queste sono, no, è quello che sono quelle cose, ecco, diciamo il chiacchiericcio, quello che si dice, le notizie, cose non sono cose che mi riguardano e tendo sempre a Da un punto di vista tecnico, tu hai detto all'ultimo, ma queste operazioni non sono operazioni fatte all'ultimo. Sì, è chiaro che sono state progettate. Kvaratskhelia è stato preso a marzo, un giocatore che tutti conoscono e conoscevano perché ormai si conoscono. Era un giocatore che era andato in Russia, era stato pagato, ma purtroppo è stato rimbalzato al campionato russo. Ma il Napoli ha avuto il coraggio di investirci dei soldi, perché oggi sembrano niente, ma quando il Napoli a marzo lo prende per circa 12 milioni di euro... Kim è stato il vero capolavoro, perché davvero sono stati coraggiosi nell'investire quasi 18 milioni di euro per un giocatore comunque che ha giocato nel campionato cinese e poi nel campionato turco, ma poi è stato valorizzato quello che avevano preso in precedenza, Lobotka. Che Spalletti l'ha trasformato probabilmente nel miglior metodista d'Europa. Sì. Il portiere Meret fu pagato, ricordi, fu pagato 30 milioni di euro, sì, ed era discusso, era addirittura in procinto di partire, poi invece si è affermato, ma semplicemente perché come tutti gli uomini aveva bisogno di fiducia. Ma poi il Napoli, la terza punta del Napoli, qualunque essa sia, è un giocatore da 20 gol, perché mettiamo che tu preferisci Osimhen, la seconda punta lui preferisce Simeone, la terza è Raspadori. Se io preferisco Simeone prima punta, lui Raspadori, Osimhen, tocchi un punto, significa che il Napoli è una squadra completa. Ovviamente è molto importante. Cioè, il Napoli è una squadra completa. Prendi 3 attaccanti di quel genere, vuol dire che c'è un progetto serio. Ma c'è un progetto, e per di più hanno risparmiato sia il mondo in gage, che hanno fatto anche tra acquisti e vendite, plusvalenza reale. Quindi ad ora sono stati dei fenomeni, tutti, a partire dalla società, la proprietà, il direttore e l'allenatore, oltre chiaramente che la squadra, ma hanno fatto un capolavoro ad oggi. Un attimo solo, Erika, Giuntoli va via? No, non credo. Credo che resti. Comunque io credo che squadra che vince non si cambia.
Vabbè, io credo questo, per ora sono solo in Ciuci, io li chiamo così, come lo stesso Kim che fino ad ora si è detto che sarebbe andato via, invece lo stesso Kim infastidito ha smentito la notizia, per cui diciamo che si fanno tanti inciuci invece che notizia vera sul Napoli, quindi ad oggi diciamo che sono tutti pettegolezzi, non c'è un dato vero e proprio né sul calciomercato né sugli ingressi né sulle uscite, a per ora non c'è niente di certo. Allora, per il Milan con questo Napoli, Volevo dire che ovviamente tutto funziona anche quando si vince, nel senso che quando hai una fiducia che è data dalle vittorie, hai una sequenza di vittorie importanti, quindi chiaramente acquisisci valore. Il calcio è sempre stato così. Ecco, questo tocca un bel tema, io poi lo chiederò un pochino a tutti, così iniziando da Salvatore. Si reinizia il 4 e si reinizia con un Inter-Napoli che la tira lunga, insomma, perlomeno nelle aspettative degli altri tifosi di tutta l'altra parte d'Italia. Io vorrei fare due riflessioni, già. Ti faccio due riflessioni molto semplici. L'unico allenatore che ha vissuto una pausa invernale nella sua carriera è Luciano Spalletti, che ha allenato in Russia per tre anni, e in Russia c'era una vera, dei temi che difficilmente una vera pausa invernale. E la seconda riflessione che ti voglio fare è che il 21, 22, 23 febbraio, quei giorni là, ci sta Champions League e Europa League. Dal 4 al 21 il Napoli ha 8 partite di campionato, e una di Coppa Italia e verosimilmente due, c'è Napoli-Cremonese, verosimilmente dovrebbe passare il turno. In queste 8 partite di campionato ne ha 3 in casa, una con la Juve e una con la Roma, e poi con la Cremonese che gioca anche in campionato. Io credo che, perché poi inizia la Champions, quando il campionato incontra la Champions, soprattutto quella italiana, e anche l'Europa League per la Juve, perché giocare di giovedì sera è dura, cambiano completamente tutti gli equilibri. Quindi, secondo me, questo momento, questi 45-50 giorni saranno molto... non si decide, ma saranno molto importanti. Quindi tu dici che, essendo che Spalletti ha questa esperienza, è quello più avvantaggiato? No, tra i tecnici. No, non lo so, sì, è il campo che vedrà, però è un dato di fatto. Il dato di fatto è che il Napoli ha avuto giocatori che sono venuti presto dal Mondiale, e soprattutto l'allenatore che l'ha vissuta già. Poi non è detto che storicamente, però si dice anche che Spalletti nella seconda fase, diciamo, va un po' in difficoltà. No, in realtà i mesi di novembre e dicembre. Novembre e dicembre che non gioca. Sì, però sono i mesi, insomma, lasciano il tempo che trovano tutte le dicerie sui campionati persi all'ultima giornata dal Napoli. Quelli erano comunque una grande squadra, quindi è tutto da vedere. No, io, il mio è semplicemente una riflessione, no, sono dei numeri. È una riflessione giustissima, no. È un dato che nessuno aveva calcolato. Bruno, Iovino, ma in federazione il Napoli, cioè, se ne parla ovviamente perché non potete non parlare anche di quelle che sono le possibilità del Napoli, le possibilità di tutti gli altri. Che si dice? Ma io ripeto, Gianni, io in federazione non ti posso dare notizie, cioè non ho notizie certe. Vabbè, sarebbe, hai un osservatorio però particolare. Sarebbe assurdo che la federazione facesse delle valutazioni sulle clienti. La cosa seria, invece, opinione personale, che indipendentemente a ciò che diceva Sullo, e ha perfettamente ragione, il problema serio per me è uno solo, che in questo momento il Napoli ha vinto già uno scudetto. Lo scudetto di noi, io lo dico sinceramente, scudetto del budget è ciò che realmente finanziariamente sta realizzando. Quindi c'è uno scudetto reale, vero, che è quello della contabilità, dell'amministrazione. Tanto è vero, a suggello di quello che tu stai affermando, è di oggi la notizia che Napoli sta già praticamente definendo l'acquisto di un terzino destro alternativo a Di Lorenzo, che probabilmente sarà leggermente stanco perché gli impegni sono stati tanti, che è quello della Sampdoria, dal nome impronunciabile, Benedischi. Però pare che la cosa sia stata fatta. Poi ha fatto un'operazione molto particolare, non adesso che tutti scoprono, io sono grande amico di Giuntoli, quindi
quando ha preso Giuntoli anche lì c'era qualche dubbio, invece poi alla fine si è rilevato che la coppia di Laurentiis e Giuntoli hanno perfezionato, ripeto, il lato tecnico è da vedere, è quello che sarà, quello che succederà. Io mi auguro che arriverà alla fine, all'ultimo in Aulica. Bruno, l'hai detto però, tu? No, aspetta. Il problema serio che dobbiamo tenere presente è che il calcio italiano vive la giusta considerazione, e ce l'ha, perché basta leggere alcune interviste di vertice. Prima che la cosa passi in cavalleria, tu hai detto che Giuntoli è tuo amico. Allora, la coppia che tu hai citato, cioè De Laurentiis e Giuntoli, scoppia o resta? Ma guarda, è chiaro che... Tu sai quale sono le dicerie, no? Non è un problema scoppiare, cioè, voglio dire, parliamoci chiaramente, io al posto di Giuntoli, mentre lui è riuscito a fare questo grattacielo, riesco a fare la coppia dei campioni, riesco a qualificarmi, è chiaro che alla fine... Se ci sarà il Real Madrid, ci sarà l'Ajax, se voglio dire, che ti chiede, farò delle deputazioni, ma è nel contesto di una grande operatività di dirigente sportivo. E poi, diamoci chiaro, la bussola ci dà in un modo diverso, quindi non tutto poi può andare in un certo modo, però se hai raggiunto degli obiettivi così importanti, delle qualifiche professionali ad altissimo livello, è chiaro che, voglio dire, anche per una questione, diciamo, di esperienza esterna, credo, certo, si arriverà in una squadra mediocre, una società mediocre, ma si arriveranno club, credo, e ha tutte le capacità e le possibilità di club a livello europeo, credo che sia anche giusto che uno faccia una valutazione diversa. Cioè, a terra pure, è quando il migliore giocatore, Insigne, che era il grande giocatore del Napoli, il grande tifoso di Napoli, comunque alla fine si è fatta una scelta e è andato fuori. Esatto. Bisogna valutare le cose, diverse dal momento che fa il tifoso, io mi lego, noi dobbiamo ragionare al di là delle cose. Per cui quando a maggio, giugno... De Laurentiis poneva quei problemi di bilancio, di plusvalenze e di tutto ciò. E beh, là ognuno, anche qualcuno della stampa, esagerava nel dire da come si fa. Invece alla fine bisogna dare atto. E sì, certo. Faccio una parentesi. La stessa storia l'ha avuta tutto con la Lazio. Quindi noi dobbiamo capire che cosa vogliamo dal calcio, che cosa vogliamo. La sopravvivenza. Lo capiremo molto presto, fra l'altro, con tutta la vicenda Juventus. Però aspetta, Bruno, adesso ti abbiamo. Io tengo il mio direttore sportivo che ovviamente mi catechizza. Che abbiamo adesso? I messaggi. Abbiamo i messaggi. Tifosi, prego. Dobbiamo leggere. Vito da Pompei. Io dico che quest'anno vinciamo lo scudetto ad occhi chiusi, anche perché al di là forse del Milan non vedo concorrenti. De Laurentiis anche questa volta le azzeccate tutte, forza Napoli. Vabbè, ma questo mi sembra, no, però, ho quasi goduto. Questo è un balzo, sì, tu che sei un effetto di balli, che cos'è questo? No, però devo dire la verità, che se non vince il Milan sono contento che vince il Napoli. Ah, grazie. Ma guarda, io credo che il Napoli, cioè, può solo perderlo questo scudetto, come sta la situazione. Però insomma, vedo che Salvatore... No, è così. No, perché vincere è veramente difficile. Però 10 punti sono tanti. No, 8 punti. Vabbè, devi lascia stare... No, sono 8 punti. Quest'anno non c'è lo scontro diretto. Quindi se arrivano a pari punti si fa a spareggio. E io penso che dopo 15, forse 16 partite, adesso non, o 17, non ricordo precisamente... non è finito un campionato, no, soprattutto, finito, soprattutto quello italiano, e soprattutto col fatto che c'è ancora il periodo della Champions. Noi messi in crisi anche noi, di che parliamo? Io penso che i favoriti siano sempre quelli che portano scudetto sul petto, fin quando non prendono troppa distanza. Quindi in questo momento il favorito è ancora il Milan. Vai ancora? E lui gode. Forse è meglio giocare, perché non da gode è un eufemismo, lasciamo stare. Vabbè, vedremo. Antonio da Giuliano, la squadra del Napoli mi sembra già forte, ma attenzione a cantare vittoria, credo che serve a gennaio, bisogna fare qualche innesto, anche perché gli impegni sono davvero tanti. Carmen, sei stupenda. Chi è che è stupendo? Carmen. Ah, sei stupenda? Sì, tu fai complimenti. Chi l'ha a tutti, detto questo? Come si chiama il signore? Antonio. Antonio. Ha capito tutto dalla vita. Sì, ha capito proprio tutto. È un buon intenditore. Vai avanti, vai.
Paolo da Quartieri Spagnoli. Spero di sbagliare, ma credo che questa pausa non ci farà bene. Poi? È la peggior cosa che potesse capitarci, madonna mia. Ho sinceramente paura della ripresa. Non so voi cosa ne pensate in studio. Vabbè, facciamolo interloquire anche per esempio. Ma Erika, cosa ne pensi? Ma io devo essere sincera, non mi pronuncio al riguardo, nel senso che il Napoli fino ad ora ha giocato benissimo. Spalletti, io volevo aggiungere una cosa a quello che hanno detto prima in studio, perché Spalletti comunque non è stato solo capace di inserire i nuovi arrivati, ma è stato anche capace di rimodellare i vecchi. Prendiamo uno Zielinski. No, uno Zielinski che non si era distinto tantissimo negli anni passati. Non è il miglior campionato di Zielinski in questo momento, Sì, però quest'anno sta giocando molto meglio, quindi significa fatto che molto meglio qualche partita dei mondiali, però nel Napoli molto spesso però ha lasciato sta giocando molto meglio rispetto agli anni passati, cioè almeno al mio giudizio. Comunque no, secondo ci sono meccanismi rodati e ogni uomo al suo posto, questo è evidente, sì, ogni uomo ha perlomeno due rincalzi. E allora la cosa bella di Spalletti è che riesce a far giocare tutti, cioè nel senso che riesce a intercambiare diversi giocatori, e diversi giocatori riescono a entrare anche per poco tempo e giocare bene. Questo è una cosa che non avveniva negli scorsi anni, ed è una cosa molto importante, perché vuol dire che c'è un ricambio dei giocatori positivo, e questa cosa potrebbe essere positiva nella seconda fase del campionato, appunto, è la cosa che su cui potrebbe far leva appunto il Napoli, a differenza di tante altre squadre che non vanta di questa peculiarità. Fai l'ultimo messaggio. L'ultimo messaggio, poi la pubblicità e torniamo in studio. Sì. Lino da Cerra, forza Napoli, nessuna paura, quest'anno vinceremo il campionato. Domanda allo studio: come credete che sarà il calciomercato del Napoli a gennaio? Super Carme sempre bravo. Aspetta. L'ultima frase: Super Carme sempre bravissima. Questa è l'ultima frase. Sì. E allora spero che ti acquistino, perché così ce ne liberiamo. Però voglio dire, a prescindere da tutto, adesso a prescindere dagli scherzi, però mi pare un po' assurdo che con una squadra che veleggia 8 punti davanti alla seconda e che comunque sta in questo momento dominando il campionato, poi non so quello che succederà da gennaio in poi, però sicuramente pensare al calciomercato dopo che c'è stato un mercato in cui sono stati presi tre giocatori per ogni ruolo, mi pare un po' assurdo. No, penso che debba fare qualcosina, tranne se poi qualcuno probabilmente l'unica parte dove gli manca un giocatore è l'alternativa di Lobotka, perché Spalletti potrebbe scoppiare. Il punto non è anche un raffreddore, ecco. Io penso pure anche se sta giocando bene Mario Rui, però il terzino sinistro è ancora Olivera è un buon giocatore, hanno caratteristiche differenti, infatti se vedi Spalletti che alterna in funzione di chi deve affrontare, però dicevo, trovare uno che deve fare in questo momento concorrenza allo bot, che è difficile, perché i calciatori lo vedono giocare lo bot e nessuno accetta di giocarsi il posto con questo Lobotka, che oggettivamente, ripeto, secondo me è il miglior metodista insieme a Tchouaméni della Francia in questo momento in Europa, ma senza, quindi è pure difficile trovare qualcuno da mettere lì e da fargli accettare la panchina. Il tuo coinquilino in panchina esalta Tonali, così più o meno è un gran molto giocatore lontani dalla ma sono giocatori sono completamente differenti. Sì, sono diversi, però più o meno il ruolo dovrebbe essere me potrebbero giocare alla grande insieme, invece. Dici? Secondo me sì. È il catechismo, quindi no, sono opinioni, stiamo parlando di calcio. Adesso dobbiamo lanciare la pubblicità. Non della fusione nucleare. Dobbiamo lanciare La pubblicità. Torniamo tra pochissimo. Pubblicità. Perfetto. Uniform diventa segreteria dell'Università Telematica San Raffaele. Corsi di laurea erogati in modalità e-learning attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove tecnologie digitali. Pronta un'offerta formativa ampia ed articolata. Per le lauree triennali si passa da quella in moda e design industriale ai due indirizzi di scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, da scienze dell'alimentazione e gastronomia a scienze motorie.
Quest'ultima presenta l'interessante indirizzo calcio, un corso articolato e completo sulla gestione di attività motorie, gestionali, tecniche e sociologiche legate alla disciplina sportiva del calcio, primo in Italia ad avere il patrocinio del CONI, della FIGC e delle leghe calcio nazionali, dalla Serie A alla Lega Nazionale Dilettanti. Uniform, il partner per un futuro di successo. Contattaci al 329 74 90 729 o vieni a trovarci in sede a Collina Liguorini ad Avellino. Siamo in via dei Due Principati 143, www.formazioneuniform.it, 08 25 73 842. Da Mida Sport ti aspettiamo per sorprenderti con le nostre nuove collezioni autunno-inverno e farti vivere la quotidianità e il tempo libero con la qualità e l'affidabilità dei migliori brand sul mercato. Giacche, pantaloni, camicie, maglieria e felpe uomo, donna, bambino delle migliori marche. Napapiri, The North Face, Liu Zhou, Colmar, Lacoste, Emporio Armani, Blauer, Harmon & Blaine, Kiwi, Desigual, Vero Moda. Nei nostri mega store campani un'ampia scelta di calzature: Nike, Adidas, Puma, Lumberjack, Sun 68, Shakers, Oka. Tutto, davvero tutto per affrontare al meglio la stagione fredda. Cosa aspetti? Vieni da Mida Sport & Style ad Arzano, Avellino, Pompei e Pozzuoli. www.midasport.it. Questo programma è offerto da Di costruire un burattino, Euronics Gruppo Tufano, mi ha demandato un cristiano di carne e ossa, WeTrade, finalmente sono libero, Barra, aromi e dolci, tu sei proprio un chiocchio, Punto Zero Moda, Mister Risparmio, al paese dei battilocchi, AP, sei proprio una volpe, Più Buono, tu magna fuoca, fata zucchino, 3F, distribuzione bibite, Cuore Nero Caffè. Giordano Rental, noleggio utile per il tuo lavoro, per il tuo tempo libero, anche solo per una gita fuori porta in compagnia di amici e parenti. Noleggio a breve e lungo termine di ogni tipo di auto e anche pulmini fino a 9 posti, con assistenza H24 per ogni inconveniente. Dall'assistenza meccanica ed elettronica a quella pneumatica fino al soccorso stradale. Contatta Giordano Rent e chiama il 345 27 05 125. Noi possiamo offrirti il noleggio per ogni tuo desiderio. Giordano Rent è a Monteforte Irpino in via Taverna Campanile 93. Per un caffè senza limiti nasce Omnia, la macchina da caffè universale, con moduli intercambiabili per capsule Nespresso, Dolce Gusto, A Modo Mio, Caffitali, caffè in cialde e macinato. In offerta lancio con moduli Nespresso e Dolce Gusto inclusi. Più 50 capsule in omaggio. Emporio del caffè. Dopo ogni avventura, oltre ogni tua aspettativa. Al parco commerciale Le Cinque Porte si respira aria di festa. Vieni a scoprire il villaggio di Natale. Tante luci, tanta magia, tanto shopping. Aperto sempre, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21. Il parco Le Cinque Porte è comodamente raggiungibile in auto da tutte le direzioni e dispone di centinaia di posti auto gratuiti. Autostrada Lancusi, località Penta, Salerno. Allora, in questa seconda parte dobbiamo anche parlare, soprattutto in prospettiva Napoli, perché a Napoli la vicenda è vissuta con, ovviamente con grande interesse e anche con grande ardore, con grande ardimento, perché la Juventus è la rivale storica ed è la rivale comunque più odiata in assoluto. Ovviamente tutto quello che sta succedendo in casa juventino fa scalpore, tutto quello che sta succedendo è seguito dai tifosi del Napoli con grande enfasi anche sui social. Che può succedere, Salvatore? Sono ignorante in materia, nel senso che poi gli era Magliovino che forse ne credo che il direttore possa essere più esaustivo di me. Io penso che dal punto di vista sportivo, però dicendolo proprio così, non succeda proprio nulla. Semmai io da sportivo, da amante del calcio, mi faccio una domanda: come una società che aveva messo chilometri di distanza tra lei e tutte le altre,
con lo stadio, con i due centri sportivi, in così poco tempo ha dilapidato quel vantaggio dal punto di vista tecnico, tattico, sì, e sportivo. Da, questo è l'unico. Punto di vista tecnico. Per quanto riguarda quello, io le carte non le conosco, non me ne intendo. Una società non so fare il bilancio, una società sportiva men che meno, una società sportiva quotata in borsa, figuriamoci. Quindi io penso che ci sta chi è preposto e che nel momento in cui giudica vada rispettato. Invece lui la segue con grande interesse, perché il Milan ti dovrebbe preoccupare, perché il Milan comunque ha avuto qualche problemino anche da parte sua, insomma. Ma di che cosa, scusa? Rispetto alla Juve, quello che sta succedendo alla Juve? Cioè, tu che pensi che succederà? No, dal punto di vista sportivo la Juve ripete ogni 15 anni, diciamo, quello che è ormai risaputo un po' in giro dappertutto, ma non perché io sia tifoso del Milan. Perché secondo te, tu che vivi... Perché sono gestioni tu che... Tu che vivi gli umori della gente, perché se sei, sì, se sei uno che organizza serate, che dà spazio ai giovani, che dà soprattutto divertimento ai giovani, conosci quello che è il sentire della gente... Ma perché c'è questo astio nei confronti della Juve? No, non c'è un astio, Gianni, è un fatto... No, Napoli sì. Napoli sì. Napoli perché ci sono dei precedenti, così come con altre squadre ci sono dei precedenti. In ogni caso la Juve, se ha commesso il reato di cui si parla, ripeto, su cui io non posso giudicare perché non sono l'organo competente a farlo, però è giusto che venga punito. Però c'è da dire anche che in Italia, avendo 12 milioni di tifosi, la Juventus credo non subirà alcun tipo di né penalizzazione né ma qualche... non si tratta di dei 12 milioni, si tratta dal punto di vista sportivo una società che, come diceva, no, lui, dal punto di vista in borsa ricapitalizzato già due volte, sì, però è più grave, non Gianni, ha certamente se problemi in borsa di quattrini, è più grave. Insomma, questo è certo, e quindi vabbè, ci stanno altri aspetti, ma sulle plusvalenze io credo che sia una boiata, perché le plusvalenze no, ma non ne si parla della plusvalenza, no, si perché parla le plusvalenze le decide il club. Se io decido che tu, Maurizio Maffei, vali 100, io ti pago 100, sono problemi miei, io che ti acquisto, diciamo, quindi è tutto molto relativo sulle plusvalenze. Bisogna vedere sui bilanci proprio per la quotazione in borsa e tutte queste cose qua che manco io ne capisco molto. Invece ne potrebbe capire Bruno Iovino. Bruno, com'è la situazione? No, intanto grazie. Non mi sembra che sono nelle condizioni di poter dare un giudizio su questa situazione. Svicoli sempre, Bruno. Eh? Tu svicoli sempre. No, ma non è, voglio dire, il problema serio non è sportivo, perché parliamoci chiaramente, il problema serio la posta in essere la Consob, quindi è un problema che la Juventus è una SPA quotata in borsa, quindi c'è un procedimento che onestamente io non ho la minima idea di poter entrare nel merito, però mi sembra che anche gli altri stanno ancora sulla strada istruttoria, cioè la Juventus si è reso conto della gravità del procedimento che stava in corso, la prima cosa che ha fatto si sono dimessi, quindi tanto è vero che qualche giorno fa il giudice non hanno neppure opposto l'esistenza. Però mi è sembrata più una mossa della società che un... Ma sicuramente una mossa, se vogliamo, anche intelligente, ognuno la può valutare come vuole, ma sta di fatto che hanno preso una decisione molto, molto chiara, molto netta. È chiaro che da questa decisione a poter dire che c'è o è dimostrato un falso in bilancio, o ci sono delle situazioni così catastrofiche, io ci andrei ancora piano. La plusvalenza che tutti parlano, tutti stanno... Intanto circa qualche mese fa, due o tre mesi fa, la Federazione, la Procura Federale è intervenuta su tante società per la plusvalenza, non parliamo solo di Juventus, perché poi dobbiamo essere chiari. E la plusvalenza, signori miei, è una legge, cioè non c'è una valutazione. Infatti è qualcosa di molto valido. Io valuto il giocatore X 70 milioni di euro, l'altro lo vado 80, l'altro lo vado 50, quindi ci sono delle valutazioni soggettive che vanno inserite a bilancio. Non c'è un perito di parte
che dice no, tu devi valutare quel calciatore X, è una legge, sta funzionando in questo modo, è stata realizzata da allora dal presidente del Milan, perché non ci dimentichiamo chi ha messo in mezzo la plusvalenza, l'onorevole Berlusconi quando era presidente, quindi alla fine va fatto, va portato avanti con la, quindi, ma tutte, cioè oggi guardiamo la Juventus perché si parla. Senti, aspetta, vorrei chiamare in causa Marcello Giannini. Sì, dimmi. Di tutte le società, perché poi voglio dire, qua tutti riusciamo a parlare. Io l'ho detto prima, oggi l'esempio di una certa linearità ce l'ha il Napoli, ce l'ha la Lazio, ma tutto il resto, o buona parte, per essere chiari. Dice che ce l'abbia la Lazio. Rendiamoci conto, il Milan, l'Inter. Quanta società straniera? Inter è stato permesso di tutto questa l'anno scorso. Voglio dire, noi abbiamo la realtà calcistica oggi, il Bologna che non sono italiani, la Roma non. Vabbè, quindi, il discorso però Bruno, il discorso è lungo, perché io per me, bravo, per quanto mi riguarda, ho comunque, mi viene veramente mi tremano le mani solo a pensare in Italia i capitali che si sono arrivati dall'Oriente. Cioè, noi stiamo parlando dello scandalo del Qatar in questi giorni e sappiamo benissimo che molti capitali arrivano dal Medio Oriente e sono serviti a salvare molte società italiane senza che nessuno ha messo un becco, senza che nessuno ha avuto da dire qualcosa. Io dico, meno male che sono arrivati già. Sì, meno male per le società, però resta un problema. Sì, ma voglio dire, però tu ti rendi conto che poi hai a che fare con società tipo il Paris Saint Germain, tipo il Manchester United, che hanno capitali incredibili e non c'è nemmeno più competitività. Vabbè. Beh, qua poi bisogna entrare nel merito di alcune situazioni, che ripeto, io personalmente non credo che posso dare, però ci sono delle valutazioni, ripeto. In questo momento è la Juventus che fa, diciamo, il polverone grosso, ma bisogna poi entrare anche nel merito. Assolutamente d'accordo. Io adesso però ho un altro aspetto, proprio approfitto della presenza di Marcello Giannatiempo per sottolinearlo. Marcello, è chiaro che questo è un argomento che per dirigenti di settori giovanili come te tocca particolarmente, perché tocca un aspetto pedagogico, perché tocca un aspetto educativo, perché fa capire che comunque il grande calcio non marcia in sintonia con il calcio minore. Insomma, ci sono degli aspetti sicuramente che verranno valutati diversamente. Ma guarda, consentimi però, visto che insomma chi mi conosce bene sa quanta passione ho anche per il Napoli, siccome non sono riuscito a intervenire prima, per quanto riguarda il Napoli c'è solo un aspetto da un punto di vista tecnico di quello che sono poi il campo che parla, è che è una squadra che ha potuto fare a meno senza subire danni di Osimhen prima, Rachmani dopo, vero, e di Kvaratskhelia dopo. L'unico che nel momento in cui l'unica volta l'ha messo fuori Spalletti, il Napoli ha un po' steccato contro il Lecce e lo Botka. Quindi io credo che veramente l'unica difficoltà in questo momento, a meno che Demme non riesca a inserire, è l'assenza di Lobotka. Questo, e poi da gennaio inizia un altro campionato, staremo a vedere. Sicuramente la stampa nazionale, e quando parlo di stampa nazionale so quanta influenza e sirene del nord arrivano, sta facendo una grande pressione. A Napoli io spero che da un punto di vista di pressione dall'alto, che ci stanno per carità, e da quelle interne, si corazzi sia Spalletti, Giuntoli e tutta la società rispetto a questa cosa. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, io credo che si sia arrivati a un punto per il quale chi gestisce la parte sportiva abbia grosse difficoltà a stare dietro ai grandi interessi economici che muove il carrozzone calcio, sia a livello internazionale che a livello nazionale. Ormai veramente c'è uno scontro, perché quando un Maurizio mi parla che ci sono 12 milioni di tifosi per cui non verrà punito, questo Maurizio serve,
Per carità, quei 12 milioni, no, no, ma non è vero, perché quei 12 milioni non sono serviti per evitare la Serie B a suo tempo, per esempio. C'è un precedente. Qui apriamo un fronte che non è il caso. Per cui, di conseguenza, vista che l'attenzione, per rispondere poi alla tua domanda, su tutto questo, la ricaduta sul calcio giovanile, io penso che già la nazionale italiana abbia fatto negli anni dei miracoli a ottenere certi risultati, così come a livello di sport in genere si facciano grandi miracoli, perché rispetto a una politica dei settori giovanili e degli ambiti giovanili di tutti gli sport, la nazione Italia ha sempre investito poco, ha sempre investito male. Quindi veramente, evidentemente, abbiamo tanto talento per ottenere determinati risultati, perché altrimenti, paragonando quelle che sono le politiche giovanili della Francia, per esempio, su tutte, o quello che ho potuto vedere in giro per il Nord Europa, quello che insomma investono, ma al di là dei soldi, è veramente una mentalità di grande rispetto e tutela dell'aspetto sportivo, e quindi dalla nascita, sia in ambito scolastico e sia in ambito di settori giovanili, c'è veramente attenzione e progettualità, cosa che in Italia si stenta a fare. Ci sono però, Marcello, scusami, sono parzialmente, permettimi, prima che vai avanti, a seconda dei dirigenti federali. Prima che vai avanti, sono parzialmente d'accordo, però proprio il campionato mondiale in corso ci ha fatto capire una cosa, che adesso il calcio, a prescindere dai due epigoni di Brasile ed Argentina, che hanno comunque bacini ed hanno comunque la possibilità di avere vivai di un certo tipo, cioè c'è il ricambio continuo, però il calcio, soprattutto in Europa, vive molto di quelle che sono in questo momento le influenze degli africani, dei popoli africani, che comunque hanno a che fare con l'Europa. Cioè, tu renditi conto quanti giocatori in questo momento sono di doppia nazionalità o arrivano da federazioni africane. Marocco ha 14 calciatori nati e cresciuti in Europa. E infatti, voglio dire, proprio quello. Quindi diciamo che... Voglio dire proprio quello, cioè voglio dire, il discorso è piuttosto molto lungo. Sono stati formati adesso... in Europa. Ma il gap formati nelle nazioni giuste. Formati nelle nazioni giuste. Sì, ma non è questo il punto. Il punto nessun è marocchino esempio, è nato in Italia, esempio, credo, no. Nessuno dei giocatori marocchini è nelle giovanili... Marcello? Vabbè, noi prendiamo, se mi è consentito, esempio il Marocco, ma è un discorso, il gap è stato, ma anche addirittura del Brasile... Il gap è stato ridotto perché c'è molta frequentazione dei campionati europei. È normale, ed è anche, voglio dire, scuola da un punto di vista. Ci sta che si riduca, perché non poteva nelle essere. Altre nazioni, in Africa o nel Sud America, c'è tanto talento da una parte, c'è tanta fisicità dall'altra, poi si arriva in Europa e si fa scuola e si porta nella propria nazionale, e quindi consente questo di... Prego. Va bene, ti riprendiamo fra un po'. Erika, ci sei? Gianni, sì, per un momento, ho visto per un momento. Senti, e a Napoli fa più paura l'Inter, fa più paura il Milan o fa più paura la Juventus? A chi l'hai posta la domanda? A te, Erika. Vabbè, anche perché dovresti essere la più tremebonda, quindi a chi fa più paura? dai miei colori si può evincere che credo che faccia più paura il Milan. La Juve, io credo che in questo momento sia impegnata in altre acque, in altri mari. Avrei più paura della Juventus.
Vai. No, io non ho paura della Juventus, anche se la Juventus, io devo essere sportiva, da sportiva devo dire la verità che gli anni passati comunque la Juventus ha avuto sempre dei giocatori, un parterre di giocatori veramente forte, per cui non possiamo negare l'evidenza che comunque aveva una squadra molto forte. Io voglio essere sportiva prima di tutto, però è anche vero che le acque in cui ha navigato la Juventus non sono proprio limpide, per cui è questo appunto uscito a galla soprattutto dalle ultime inchieste. Comunque, a proposito della cosa della Juventus, io voglio aggiungere che proprio Sky Sport ha scritto un articolo ieri che diceva che probabilmente non sarebbe in discussione la parte sportiva, né all'orizzonte ci sarebbero delle potenziali penalizzazioni, addirittura retrocessioni per la società bianconera. Notizia anche di oggi, sì. Sì, vero, anche di oggi, sì. E quindi praticamente questa notizia da una parte spaventa, dall'altra no. Perché? Perché siamo in un campionato, questo significa che ognuno potrebbe peccare in qualcosa senza avere delle ripercussioni? Allora, questa è una domanda che uno si deve porre, perché se una cosa così grave non viene comunque in qualche modo penalizzata, dopo tutti si sentono liberi di poterlo fare? Non è questo il punto. No, perché il è punto una è domanda... che ancora non si è capito qual è la cosa grave, perché ancora non sappiamo ancora non si capisce bene qual è la cosa. Dobbiamo calmare le acque, perché il tribunale di Torino non ha ancora mosso, stavo dicendo quello. Voglio dire, no, volevo soltanto dire, perché noi abbiamo l'abitudine di mettere sempre le cose esplosive. Allora, noi dobbiamo andare con i piedi di piombo, perché la giustizia ordina. È chiaro che anche quello che diceva Maurizio, 12 milioni di tifosi, d'accordo, ma la Juventus, 12 milioni di persone, è stata retrocessa. Quindi parliamo di giustizia, se no qua significa che noi abbiamo l'abitudine di tirarci sempre sulle cose. Allora, l'Italia oggi ha vinto 4 mondiali, quindi siamo nell'ottica di poter incominciare a dire siamo 4 volte campioni del mondo, quindi non è che possiamo dire tutto sta accadendo a male, tutto sta andando fuori strada, il Marocco, cioè noi dobbiamo ricominciare a ragionare sulle cose vere. Ha dato la dedicazione perfetta, ma se in Italia lo Stato, la politica non investe sulle attrezzature sportive, sull'impiantistica sportiva pubblica, sulle palestre, sui campi sportivi, chi ce la vogliamo prendere? Oggi purtroppo ci sono delle realtà dove, tra parentesi, in una scuola non c'è una palestra. Dottore, io ho finito la carriera di docente dopo 40 anni in un'aula di ping pong, dopo aver combattuto per far fare la palestra, e siccome ho vissuto e vivo ancora questa realtà giovanile e al sud ancora di più, veramente un rammarico forte che oggi non si spendano soldi, investimenti, perché dall'altro, da un punto di vista proprio di salute dell'uomo in formazione, del giovane, è molto meglio prevenire attraverso tanta attività sportiva, che significa anche controllo. Cioè, un figlio di 14 anni e so di che parlo. Che spendere molto di più dopo per guarire. Vogliamo ragionare. Aspetta, se avete un attimo di pazienza, perché ragioniamo su una cosa seria. Qual è la programmazione politica regionale, provinciale di un'impiantistica sportiva? Non mi mettere in difficoltà, perché qua dobbiamo fare un'altra trasmissione su questo argomento, perché se andiamo in Croazia. Aspettami, Bruno, cioè, devo fare intervenire Salvatore Sullo, che voleva intervenire. No, ti prego. Sono d'accordo su tutto, però è vero che sono di un'altra generazione. Io sono nato e cresciuto a Napoli, sono cresciuto nell'estrema periferia, a Ponticelli. La mia scuola faceva i turni, perché eravamo molti di più rispetto a quelli che la scuola potesse ospitare. La palestra non è mai esistita. Io ho giocato dalle 2 del pomeriggio alle 8 di sera sotto casa. Eppure sono arrivato a giocare in sé. Il primo campo grande l'ho visto a 13 anni.
sono arrivato a giocare in Serie A facendo tutte le categorie. Significa che probabilmente i miei genitori sono stati molto più bravi di io con i miei figli, perché adesso, e non voglio criticare e che nessuno se la prenda, che cosa succede? Si portano i bambini a scuola calcio un'ora, tre volte alla settimana. Le mamme vanno... Io tre volte a settimana vado a prendere il mio figlio e infatti resto sconcertato. Sono, no, ma lascia stare, sono tre ore alla settimana. Quando prima tu stavi otto ore. Sì, poi, ma ti posso dire un'altra cosa, ma tocchi un aspetto che è fondamentale. I primi nemici... Anche perché non ci sono, certo, non ci sono allenatori bravi. Ma lascia stare quello. Tranne pochissimi. Lascia gli allenatori. Una cosa importante. Il primo nemico dello sport, noi parliamo del calcio, è la scuola. Perché? Perché i bambini sono già oberati di compiti, non hanno la libertà di poter fare altro. Chi vuole giocare a calcio, chi vuole fare teatro, chi vuole fare qualunque attività. E i genitori di oggi, tra virgolette, voi perché i tempi sono cambiati, non hanno il coraggio di assecondare e lasciare libero. Mi state portando su un argomento interessantissimo che devo derogare. Che volevo dire però al direttore Iovino, è vero che noi siamo quattro volte campioni del mondo, però nel 2010 siamo usciti col Costa Rica. Infatti ti avrei fatto questa domanda, perché non stiamo... Nel 2014 siamo usciti col Costa Rica, nel 2018 siamo qualificati. Tu che ti sei seduto sulla panchina della nazionale, perché non stiamo ai mondiali? Perché abbiamo errori, chiaramente, poca qualità, un pizzico di sfortuna qualche volta, per esempio l'ultima, e delle difficoltà. Io per esempio non so se si può fare, forse il direttore lo potrebbe dire, basta andare a vedere le primavere, il campionato primavera 1, quanti italiani ci sono? Io metterei un obbligo, non, siccome non si può dire non dovete prendere gli stranieri, ma fino al campionato ex allievi, under 17, devono giocare 8 italiani. Maurizio, chi vince il campionato? Cioè, ma a livello... Quale campione? In Serie A? Ma sarebbe facile dire il Napoli, però dimmi. In questo momento 60% Napoli, 40%. E saresti contento? 60% Napoli, 40%. Ci sono messaggi? Sì, dobbiamo continuare. E vai. La seconda parte, ci sono i messaggi? No, non hanno scritto questo in realtà. Perché in realtà dobbiamo parlare anche della Salernitana. No, certo, ne avrei parlato subito dopo. Se volevo... Allora parliamo della Salernitana e iniziamo. Per iniziare, perché poi ci sono iniziamo con un Salernitano doc. I tifosi. Quindi iniziamo con Marcello, perché la Salernitana, nonostante qualche polemica, perché mi è sembrata assurda, perché era 10 punti avanti alla terz'ultima, e comunque se addirittura un mese fa si paventava l'esonero dell'allenatore, un cambio di allenatore, un cambio di panchina, c'è stato qualche disguido sull'abbandono di Sabatini, insomma, questa Salernitana che salute gode in questo momento? Marcello, parlo con te. Ma la salute sia veramente blindata, perché con l'avvento del presidente Iervolino sicuramente si è risolto un problema storico. Da un punto di vista anche morale di colonizzazione, consentitemi il termine, nel senso che eravamo i satelliti della Lazio, insomma era una cosa non troppo bella, col freno a mano tirato fino a un certo punto, perché magari si poteva arrivare fino a 99 ma non a 100. Poi è venuto fuori questa Serie A che per fortuna ha poi risolto anche il problema societario. Quindi io credo che un grande imprenditore e con visione oltretutto e anche idee chiare sia la più grossa garanzia, ed è un invito anche ai concittadini veramente a stare tranquilli, a non guardare il risultato della giornata, a guardare la classifica, a non avere memoria corta e a guardare l'anno scorso in che condizioni si era, per poter accompagnare questa squadra. Io da questo punto di vista poi ho un mio concetto per quanto riguarda la tifoseria. Io la parte sana da un punto di vista di tifo sta nelle curve, nelle tribune e nei distinti guai a mettersi. Questo è dappertutto, sai. È un cerciericcio continuo. E da quando c'è l'avvento
dei social. Ecco, io un'altra cosa penso, che i social dovrebbero essere vietati dal fischio finale della partita alla mattina del giorno dopo, perché anche io in passato, per quello che, e poi mi sono tolto il vizio, quello che ho scritto alla fine di questa o quella partita, sia sul Napoli che sulla Salernitana, perché sia ben chiaro, insomma, io sono molto campano e condivido queste mie attenzioni da sempre, da quando avevo 5 anni, tra Napoli e Salerno. Quindi, e ho scritto delle cose che poi me ne sono vergognato. Veramente i social dovrebbero... Quindi tutto questo è l'invito, oltretutto, alla società, che non mi sembra difetti in comunicazione, che è questo che è un po' un difetto che è stato sempre di De Laurentiis. Invece... Iervolino è molto bravo, di blindare e di fare e continuare così, e anche con questo allenatore che ha dimostrato, e ho finito, di non essere vittima di un luogo comune, che era solo uno bravo a intervenire, passione, in corso. Sicuramente. Grazie, è uno molto molto grazie, capace, Marcello. Si fa ben volere dalla Erika squadra. Grazie Erika. Sì, ma tu con sussieguo, con oppure con interesse, segui la vicenda della Salernitana, non pensi solo al Napoli tu? Allora, principalmente penso al Napoli, però la Salernitana so che comunque ha qualche problemino di infortuni. Facciamo un esempio, Sepe, quindi ci vorrebbe... Sì, Sepe non sta bene, hai ragione. Dovremmo lavorare un po' sul mercato, perché diciamo che poi abbiamo Maggiore, che pure un paio di mesetti. Cioè, tu mi fai capire che tu oggi, sapendo che venivi in trasmissione, ti sei letto tutto quello che si diceva sui giornali, è così? Io se devo fare del giornalismo lo devo fare bene, quindi mi documento. Però stai facendo il giornalismo degli altri, va bene. Preparata. Va bene così. Almeno. Senti. Sulle ultime notizie, sulle novità, quindi anche Mazzocchi, e quindi cioè, io se devo parlare di qualcosa cerco di argomentare. Ma comunque, e quindi, allora lasciamo stare la Juventus che fa antipatia, ecco, fa antipatia per contratto, voglio dire, ma la Salernitana ti sta simpatica in Serie A o no? Sì, mi sta simpatica, ma perché mai dovrebbe non essermi simpatica? Ma anche perché a parte la campagna, c'è questo aspetto che c'è del che Napoli esiste solo in Napoli. No, assolutamente. La questione è che io sono molto contenta, anzi, sono contenta proprio di tutte le squadre del sud, tipo quando è salito il Crotone, io comunque sono stata contenta. Non esagerare adesso. Gianni, mi permetti un bacio virtuale a Erika? Permetti un bacio virtuale a Erika? Non ho capito. Allora, siccome condivide il mio stesso pensiero... Senti, Marcello, tu sei sposato, Erika è un gran pezzo di figliola. No, grazie per la rimbaccia, altro che virtuale. Che facciamo altro. Virtuale, virtuale si dice adesso. Per quello che ha detto, perché vabbè, veramente... Faccio finta di crederci, vabbè. Timaro Sud. Tu vivi a Salerno, com'è la situazione? Vabbè, Salerno è una città... Dunque, io non mi voglio sbilanciare, perché tu sai, altre volte ho fatto dei commenti. Allora, Salerno è una città... Vai allo stadio. Sì, sì, andrò anche con il presidente il 4. Vai col presidente? Sì, della Salernitana. Non ti vergogni? No. Vabbè, vai, andiamo avanti. Per me è un grande imprenditore. Forse Salerno... Sto scherzando. Salerno non poteva avere un miglior presidente di... Penso anch'io così, perché comunque vuole investire. A parte che vuole investire, poi è un uomo che vuole vivere, diciamo, una bella esperienza, ha anche capitale a disposizione, quindi può sicuramente vincere. Però volevo collegare al discorso che diceva Marcello su Salerno, perché io vivo a Salerno, chiaramente. Esiste questa, diciamo, condizione forte mentale del salernitano di voler far prevalere più l'aspetto, diciamo, di quello che è intorno al calcio, cioè al campo di gioco, che a Salerno è importante quello che fanno i tifosi, ma questo lo poteva essere in categorie inferiori. Oggi è importante. Dico una cosa antipatica. Sì, oggi è importante. No, però Gianni, devono ancora maturare a Salerno.
a parte questo, perché vengono ora in una nuova categoria, che è una categoria anche nuova, perché ci sono stati due volte e poi sono retrocessi. Però io credo che ora il percorso è lungo, perché la città lo meriti, e credo che anche questo debba, sì, far crescere soprattutto la tifoseria, che deve accogliere anche positivamente perché il tifoso di un'altra squadra. Noi l'abbiamo vissuto, e poi su questo infatti chiedo proprio conforto anche a Salvatore Sullo, noi l'abbiamo vissuto ad Avellino. I 10 anni dell'Avellino in Serie A, che restano mitici, restano nella storia, comunque hanno contribuito a rendere migliore questa città. Forse non ce ne siamo resi conto, ma sono stati i migliori anni, come dicono gli acculturati, della nostra vita. Gianni, la partita bella la fanno i giocatori, non è il pubblico che fa la coreografia. Questo volevo dire. Salvatore, che è stato un giocatore dell'Avellino con un allenatore grandissimo, perché era non solo un signore, ma era uno dei mamma santissimi fra gli allenatori internazionali, cioè Ivic, no? Mi pare che... Sì, ero stavo nel settore giovanile. Vabbè, però voglio dire, quei 10 anni hanno costituito veramente anche quello che è lo zoccolo duro dell'attuale tifoseria dell'Avellino, che sicuramente si è scarnita, sicuramente si è diminuita, ma comunque resta ancora quel sentimento popolare che quella leggenda ha comunque contribuito a creare. Gianni, io ero molto vicino a quella squadra, lo so, cioè, lo so bene. Cioè, tu lo sai, papà, il motivo. Tuo papà che era vicepresidente, lo so. Lui veniva a casa mia, Ivic. Sì, che era un po'. Che messaggi dobbiamo leggere? È passato poi dopo la pubblicità, dobbiamo stringere un po'. Ma tu sono le 10:05. Alle 22:30 dobbiamo chiudere. Vabbè, vai. Ecco. Nicola d'Altavilla Silentina, tanti nomi fatti in questi giorni sul calciomercato, ma nessun interesse concreto. Spero solo che la società abbia le idee chiare, forza Granata. Salerno, la Salernitana. Della Salernitana. Sì, stiamo parlando della Salernitana. No, i messaggi sono della Salernitana. No, d'Altavilla è anche un paese avellinese, capito? Perciò vabbè, non è detto, è anche un tifoso della Salernitana. Ah? Secondo messaggio è più bello. Ha ragione, vedi come è un grande intenditore. Allora, Marco da Salerno, siamo la mina vagante del campionato. Dove credete possa arrivare questa Salernitana? A me non piace l'allenatore, ma al momento i risultati gli stanno dando ragione. Ma perché non piace Nicola? A gennaio ci aspettiamo un calciomercato degno della nostra tifoseria. Carmen, bellissima. Ah, Carmen non è quella che firma, è riferito a te. È normale. Ah, vabbè. Si chiama Marco, non si può chiamare Carmen. Perché Marco e Carmen c'è un abbinamento? No, assolutamente. Ah, no, pensavo, no, sai. Ha puntualizzato. No, io la l'ho vista dal vivo tante volte quest'anno, anche due volte in trasferta, perché mi trovavo una volta a Torino con la Juventus, quando è successo quel casino a fine partite, e a Bologna. L'ho vista pure due volte a Salerno. È una squadra forte, per quello che deve fare la Salernitana, cioè salvarsi in scioltezza, è una squadra forte. Il problema, in relazione a questo messaggio che dicevi tu, è che siccome la società ha investito, ma ha investito partendo da una squadra che si era salvata per miracolo. Ti sei dato una spiegazione sulla vicenda Sabatini? No, non, che, se ne sono, no, dette, legata ovviamente, se ne sono dette tante, ma siccome l'attuale direttore sportivo è un ragazzo con cui ho giocato 3 anni ed è un mio grande amico, mi dispiace per quello che è successo a Sabatini, ma mi fa piacere per Morgan De Santis. Quindi sono contento, lui. Però ti dicevo che secondo me la Salernitana ha una squadra forte per quello che deve fare e sta facendo un bellissimo campionato. E bisogna fare in Serie A, soprattutto quando parti dal basso, dei passettini, perché, assolutamente vero. Perché ci sono 6-7 squadre che sono inarrivabili. Quindi vedi, questo è un anno devo stoppare, perché pure noi come trasmissione anche io ti dovrei stoppare. Siamo alla quarta puntata, siamo partiti dal basso, allora avevamo pubblicità, ora abbiamo la pubblicità. Ottimo. No, in realtà non abbiamo la pubblicità, vedi? È confuso. C'erano ancora i messaggi. Ancora i messaggi ci sono. Ecco, sì, due messaggi dobbiamo leggere. Ivan da Battipaglia, la Salernitana quest'anno può veramente sorprendere. Allo studio volevo domandare, dove la vede in classifica a fine stagione? Forza Granata. Beh, no, metà classifica mi pare esagerato, però insomma, che si salvi abbiamo già mi pare quasi pacifico.
Secondo me, se arriva davanti a Bologna e Sassuolo, fa un campionato strepitoso. Ha fatto grandissime cose, certo. L'ultimo messaggio, Pasquale da Vietri: il grande tifo granata trascinerà la squadra in alto. A gennaio viviamo tutti un calciomercato che bande al futuro e non hai grandi nomi che non servono a niente. Forza Salernitana. Beh, insomma, l'argomento principale è il calciomercato di gennaio. Vabbè, ma che deve comprare? Scusate. Infatti non lo so, io non ho idea, però se ne parlo. Cioè, non è che arriva il calciomercato e devi per forza comprare, no, Salvatore, nel senso che... credo che solitamente... forse un esterno lo prenderanno perché Mazzocchi si è operato. Credo già erano sotto... Ed era un elemento fondamentale. Credo bisogna De Boinen, come sta, come riprende. Maggiore ha avuto problemi, Gianni, ha detto Erika. Scusami, adesso la pubblicità. Pubblicità, allora torniamo tra poco per parlare dell'Avellino. È peggio della coscienza questa. Eh sì. Uniform diventa segreteria dell'Università Telematica San Raffaele. Corsi di laurea erogati in modalità e-learning attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove tecnologie digitali. Pronta un'offerta formativa ampia ed articolata. Per le lauree triennali si passa da quella in moda e design industriale ai due indirizzi di scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, da scienze dell'alimentazione e gastronomia a scienze motorie. Quest'ultima presenta l'interessante indirizzo calcio, un corso articolato e completo sulla gestione di attività motorie, gestionali, tecniche e sociologiche legate alla disciplina sportiva del calcio, primo in Italia ad avere il patrocinio del CONI, della FIGC e delle leghe calcio nazionali, dalla Serie A alla Lega Nazionale Dilettanti. Uniform, il partner per un futuro di successo. Contattaci al 329 74 90 729 o vieni a trovarci in sede a Collina Liguorini ad Avellino. Siamo in via dei Due Principati 143. www.formazioneuniform.it 08 25 73 842. Da Midasport ti aspettiamo per sorprenderti con le nostre nuove collezioni autunno-inverno e farti vivere la quotidianità e il tempo libero con la qualità e l'affidabilità dei migliori brand sul mercato. Giacche, pantaloni, camicie, maglieria e felpe uomo, donna, bambino delle migliori marche: Napapiri, The North Face, Liu Zhou, Colmar, Lacoste, Emporio Armani, Blauer, Harmon & Blaine, Kiway, Desigual, Vero Moda. Nei nostri mega store campani un'ampia scelta di calzature: Nike, Adidas, Puma, Lumberjack, Sun 68, Shakers, Oka. Tutto, davvero tutto per affrontare al meglio la stagione fredda. Cosa aspetti? Vieni da Midasport & Style ad Arzano, Avellino, Pompei e Pozzuoli. www.midasport.it. Questo programma è offerto da... Di costruire un burattino. Euronics Gruppo Tufano. Mi ha diventato un cristiano di carne e ossa. WeTrade. Finalmente sono libero! Barra, aromi e dolci. Tu sei proprio un chiocchio. Punto Zero Moda. Mister Risparmio. Al paese dei battilocchi. AP. Sei proprio una volpe! Più buono. Tu magna fuoca, fata zucchino. 3F. Distribuzione bibite. Cuore Nero Caffè. Giordano Rent è il noleggio utile per il tuo lavoro, per il tuo tempo libero, anche solo per una gita fuori porta in compagnia di amici e parenti. Noleggio a breve e lungo termine di ogni tipo di auto e anche pulmini fino a 9 posti, con assistenza H24 per ogni inconveniente, dall'assistenza meccanica ed elettronica a quella pneumatica fino al soccorso stradale. Contatta Giordano Rent e chiama il 345 27 05 125. Noi possiamo offrirti il noleggio per ogni tuo desiderio. Giordano Rent è a Monteforte Irpino in via Taverna Campanile 93. Per un caffè senza limiti nasce Omnia, la macchina da caffè universale, con moduli intercambiabili per capsule Nespresso, Dolce Gusto, A Modo Mio, Caffitali, caffè in cialde e macinato. In offerta lancio con moduli Nespresso e Dolce Gusto inclusi. Più 50 capsule in omaggio. Emporio del caffè. Dopo ogni avventura, oltre ogni tua aspettativa. Al Parco Commerciale Le Cinque Porte si respira aria di festa.
Vieni a scoprire il villaggio di Natale. Tante luci, tanta magia, tanto shopping. Aperto sempre, tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 21. Il Parco Le Cinque Porte è comodamente raggiungibile in auto da tutte le direzioni e dispone di centinaia di posti auto gratuiti. Autostrada Lancusi, località Penta, Salerno. Allora, siamo di nuovo in diretta, tocca a Benevento e Salernitana, a Benevento la tocchiamo perché c'è stato un momento del Benevento che sembrava che la squadra sannita fosse in crisi, fosse in qualche difficoltà, invece mi pare che Cannavaro, soprattutto nelle ultime partite, ha dato un po' una sterzata e adesso comunque c'è una posizione di classifica che lascia sperare, ma soprattutto a Benevento pensano ancora pure loro, giustamente, a dei rinforzi. Gianni, l'anno scorso quella squadra più o meno, quasi la stessa, è arrivata in semifinale dei playoff. Adesso stanno precisamente al centro classifica, 3 punti dal Pisa, che è l'ultima che sta nei playoff, e 3 punti dai playout. Sta recuperando gli infortunati, nelle ultime 5 partite mi sarà fatto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. È chiaro che secondo me la squadra è forte. Si possono riprendere, la proprietà è forte, quindi penso che sia una squadra. Senti, però ti faccio una domanda però ti metto in difficoltà, te lo dico fin da adesso, perché ovviamente per una questione anche di cameratismo forse probabilmente vorrai non rispondere, ma Cannavaro è adatto alla B? Abbiamo fatto il corso insieme, ci conosciamo benissimo. Comunque, no, io dico che è adatto, non lo dite alla B. Adatto o non adatto? Comunque allena da. Ma soprattutto è adatto a Vigorito. Dal 2012. Ma è adatto a Vigorito? Io so chi è, lo conosco, ma purtroppo non c'ho modo a che fare, quindi non lo so nelle segrete stanze come si comporta. Da quello che vedo da fuori è uno che ha sempre investito. No, io ho creduto come editore, non è stato proprio dell'esperienza, ma comunque io so che uno che non lascia niente di intentato per però vincere. Però tornando a Fabio, è 10 anni che allena. È vero che ha allenato in Cina, però sono 10 anni che allena, quindi credo che abbia il diritto di poter far vedere. Poi tutti, dal primo all'ultimo, sono i risultati quelli che poi parleranno, ma assolutamente adatto. Però sai, uno che era pallone d'oro, no? Ti fai. Ma quello era pallone d'oro, calciatore, questo è un altro mestiere. Sì, però voglio dire, capito? Magari allenare il Benevento, no? con tutto il rispetto, voglio dire. No? Non è una cosa brutta, credo. Se l'ha accettato. Oh, però ti lascia perplesso. No, a me no, io credo che lui abbia fatto bene anche a misurarsi in questo. Assolutamente, perché la Serie B è una categoria veramente complessa, mai come quest'anno, e poi dopo. Adesso siamo proprio tutti alle ultime battute, parliamo dell'Avellino che piano piano, con qualche stento, con qualche intoppo, sta risalendo la china, con Rastelli che chiaramente le sta inventando un po' tutto, perché credo che soprattutto l'Avellino probabilmente avrà bisogno di rimborsi che magari lo stesso Rastelli avrà chiesto come garanzia. Tu che dici, visto che tu che annuisci? No, nel senso che fino a un mese fa era addirittura tra le ultime, ora mancano 3 punti, è in zona playoff, quindi voglio dire, il campionato lo può cambiare a gennaio se fa un investimento mirato in giocatori che servono alla squadra, sicuramente. Ma certo, le ambizioni ci sono tutte, questo è chiaro. Dipende dal presidente. Spesso le ambizioni non dipende dal presidente se vuole spendere i soldi. No, io credo che siano stati fatti degli errori precedenti, ma che comunque adesso bisognerà ovviare, questo è certo. Però Bruno Iovino. Così li salutiamo pure. Ci sei? Dimmi. Sì, come no. Qua. Allora, l'Avellino, lo sai che io e te ce l'abbiamo nel cuore. Che succede? Ma guarda, io dico soltanto una cosa. Sono un po' concorrente, ma secondo me l'Avellino quest'anno deve continuare a fare un campionato di tranquillità, è inutile illuderci, perché nel girone nostro, già voglio dire, abbiamo 2-3 corazzate, per certo. Cui voglio dire, andare a investire a gennaio 2-3 milioni di euro per poi, invece di arrivare casomai ottavi o arrivare quinto e confrontarti con altri gironi, allora se c'ha la capacità
di inserirci a 360 gradi, io dico va bene, investa pure la società, ma ho qualche grossa perplessità, perché stiamo vedendo che i tre gironi hanno già 2, 3, 4 realtà forti, e quindi dico questo si può andare avanti in questo modo, aspettando maggio con Rastelli che faccia una programmazione degna di poter puntare al campionato. Allora se tu parti come partito il Catanzaro, allora io dico a maggio-giugno è giusto che investi, ma ti devi mettere sulla carreggiata come sta facendo il Catanzaro. Io oggi credo che è quasi la riforma di cui avete parlato oggi, di cui si è parlato oggi, è in qualche modo propedeutica ad una risalita dell'Avellino, può dare dei vantaggi? Allora, questa riforma che si progettava oggi era una riforma un poco, diciamo, molto, molto aperta, 6 gironi da 6, le principi di una parte, è una riforma che probabilmente dava delle soddisfazioni alle piccole, se vogliamo, ma non al grosso, tanto è vero che poi c'è stato un po' di valutazione diversa. Ma il problema riforma, giusto per essere chiari, noi lo dobbiamo, come ha fatto oggi la B, che ha proposto il Consiglio di Lega B, ha proposto in Consiglio federale per 19 una serie di riforme. Noi dobbiamo dire, signori miei, siamo in grado di gestire 80-90 società professioniste in Italia? Questo è un problema serio. Cioè, 59 squadre complessive. No, tutto. 60 sono in C. Sono in C, qua abbiamo. E infatti. Quindi allora fino a quando non entriamo nella logica di dire alcune società minori devono incominciare a fare una riforma seria, cioè devono inserire il semi pro, cioè è chiaro che Salernitana riesce a mantenere la Serie A perché oggi c'è Iervolino, anche se dobbiamo anche dire che se non ci fosse stato l'Odito, qua bisogna anche voi dire, noi ci dimentichiamo forse delle cose, voglio dire, la Salernitana è vero che Iervolino ha trovato questo bel giocattolo, ma se non ci fosse stato l'Odito, non so, alla fine, quindi bisogna anche ringraziare l'Odito per quello che ha fatto. Senti, giusto per essere corretti e lineari. Assolutamente. Però dico, se noi non possiamo sistemarci più a portare 90-100 squadre professionisti, dobbiamo farci un esame di coscienza, dobbiamo inserire il semi pro. È inutile illuderci, perché fino a quando non riusciamo a portare avanti O2B, una C di Elite e semipro, il sistema calcio scoppia. È inutile. Mi sembra una considerazione giusta. Da oggi e domani, caro Gianni, tutte le società professionistiche entro il 16 devono pagare gli stipendi a tutti i tesserati più F24, IBS, Fondifinieri, IVA e quant'altro. Se il problema è giustamente che non c'è pubblico, non ci sono entrate, allora dico più in là, fra qualche anno, allora se arriva l'Iervolino di turno salva la Salernitana, se arriva l'Agostino salva l'Avellino, ma un domani che non ci sono più questi, ecco che poi dobbiamo andare a forza ai mercati. Bruno, sei stato chiarissimo, ti devo interrompere perché siamo in chiusura. Un'ultima domanda, saluto nel frattempo Marcello Giannatiembo e lo ringrazio, saluterò subito anche Maurizio Maffei e Salvatore Sullo. Ti saluto Bruno, buonasera. Con Erika voglio soltanto dire, verresti ad Avellino? Certo, io ci sono già stata a per lavoro, lavoravo come giornalista. No, io parlo per lavoro, mica ti volevo fare in vacanza. Certo che verrei. Io colgo l'occasione per salutare un amico giornalista con cui mi sono confrontata in questi giorni e che sta scrivendo perché ci sta guardando da casa, Alessandro Aita, che lui praticamente sta facendo dei commenti in diretta sull'Avellino, non so se posso dirli. E cioè che ha detto? Lui ha detto che nelle ultime due partite due gol di Gambale e sarebbe un buon punto d'inizio anche per il fatto che... Chi è, come si chiama questo ragazzo, questo collega? Alessandro Aita. Ah sì, ho capito, sì, perfetto. Va benissimo. Lui è molto preparato e quindi io lo saluto, lo ringrazio per... Sì, io ho fatto un invito a te, verresti ad Avellino? Certo, anche ora. Vabbè, no, dacci il tempo, va bene, d'accordo. Sta babbiando in questo momento. Sarebbe andato a prenderla in altri tempi. E mo non ce la fa, è diventato vecchierello. Ci andrà.
Vabbè, sta babbiando, no, è molto bravo con le donne, con le parole molto bravo, vabbè, ci sa fare. Lui prima era un grande frequentatore della notte, ora non viene più. Lo so, l'ha detto, è raccontato. Non è più portato, lui ha bisogno di qualcuno che lo porti. L'ha trovato. Sì, infatti è vero. Allora, grazie a tutti, stiamo ovviamente giocando. Però sì, Erika sarebbe un ottimo acquisto, quindi evidentemente ci sto pensando. E per quanto riguarda, tutti, vi ringrazio, scusa, è stata credo una puntata molto interessante, molto scoppiettante. Cioè, ci sto pensando come collega per farla venire a lavorare ad Avellino. Ah, come? Gianni, posso aggiungere una cosa? Sì, però allargiamo. Dai. No, non è a favore mio stavolta, è a favore di Marcello, perché Marcello ha la mano alzata da un sacco di tempo che vorrebbe dire una cosa, ce l'ha qui da un sacco di tempo, però non riesce a parlare. Marcello, figurati se devo la parola a te, dimmi. No, grazie Erika, Marcello è il mio caro amico. Trattandosi di Salerno, tengo molto a precisare che, insomma, non credo debba crescere questa tifoseria, è malata di troppa passione, forse è questo l'unico difetto, che è positivissimo al 90%, molte volte chiaramente. Te lo dice uno che l'ha visto in altre no, sfocia, però si cresce stemperando la passione, perché se no la passione, se ha prevalenza, diventa un problema. Diventa un boomerang. Gianni, però, insomma, senza la passione. Quello è un altro aspetto, parliamo d'altro. Quelli Marcello, che girano intorno, insomma, veramente il calcio fa fare cose. Va bene, chiudiamo in bellezza con la passione. D'accordo, mi pare un argomento serio. Precisare, a Salerno non mi risulta che, insomma, ci siano stati incidenti. No, cioè, per l'amor di Dio, no, ospitalità nei confronti di tutte le squadre. Vedi, sai che diceva un vecchio adagio, che quando ami molto una persona, quando l'ami tantissimo, per renderla vivibile quella passione, per renderla comunque sopportabile, c'è bisogno che le trovi un difetto. Era quello che era successo a Salerno. Vabbè, chiudiamo. Vabbè, così, perché ho detto delle parole molto sagge. No, perché altrimenti è meglio che chiudiamo. Che non vogliamo parlare dei tuoi difetti. Assolutamente. D'accordo, grazie a tutti. Ho tantissimi difetti. Ci vediamo dopo le feste. Lascio a te i saluti. Ci vediamo dopo le feste, se ho capito bene. Infatti, ci vediamo a gennaio con prima il calcio. Buonanotte e tantissimi auguri. A tutti e grazie a tutti gli ospiti. Infatti, tantissimi auguri. Grazie, Gianni. Buone feste.